Hai fumato? No, io non sento dire di no, hai fumato? Ti sento? Dovrei. Ah, ti smetti di fumare? No, no, fa di no col capo. Non scuotere il capo, sta fumando. Se te lo dico io, tu ci puoi credere. Da quando ho smesso di fumare, da quando... E sarà 20 anni, ho smesso nei 92, sì, sarà 20 anni, ma appena sento qua, se mi metto in bocca la sigaretta dopo 2 minuti, no, smisi perché va a fa più, va a fa, fischia fuori, vai, esci di lì, vai, sorti, uggioso. E smisi di fumare per il semplice motivo che avevano fatto lo sciopero quelli che vendevano le sigarette. E mi ritrovai a fare la fila per comprare un pacchetto di MS, ma roba da cosa, se da per via, vai a cuccia. Minchia, sto parlando con Andrea, vai, sorti di qui, vai, esci di qui. E disse, io, ma non è possibile che io, ho fumato quasi 20 anni, e era arrivato anche a fumare due pacchetti di sigarette al giorno, ma alla finita! Vai a fischiare via! Vai! Esci! Sorti di qui, vai! Per piacere, Nick, dai, fa da con Andrea, sorti della dama coglioni! Che lui non lo fa mica come te di stare zitto, capito? Lui si vede, cioè, dice, mi diano, ma con chi tu parli? Ma di Nick non me lo diano perché, e lo sentono, fa un casino dell'80. Allora, ti dicevo, delle sigarette, sì. Tu vieni, quando smisi di fumare, perché non, allora, non, c'è 200.000 metodi, no? L'agopuntura, il treno gasogeno, da quei tempi fumavo io, mettevo un affare qui all'orecchio, sembrava una mucca, era uno lavorava, non so, passava per Danello fare una mucca, adesso gli mettono i cartellini, no, uguale. C'è una maniera sola di smettere di fumare, non ce ne sono altre, smettere di fumare, cioè, non c'è niente da fare, devi fare un ragionamento. Io infatti da quando ci fu questo sciopero che dissi voglio smettere, l'ho provate di tutte, no? Questi sistemi per farti l'anello all'orecchio e non c'è niente da fare, se non decidi, se non ti autoconvinci, tutti i sistemi dopo tu cominci a rifumare ancora di più di quanto tu fumavi prima. È una storia, ma un po' subdola la nicotina, eh? Parte il fatto che secondo me ci mettevano anche gli additivi, loro dicono di no, ma per quanto ho sofferto io per smettere di fumare, va bene, fumava parecchio, fumava due pacchetti giorno, però non è possibile che abbia sofferto, ho sofferto come un cane, ho sofferto e ho fatto soffrire la mia moglie, la mattina quando smisi definitivamente, perché dopo un annetto tu cominci a dire, guarda, è andata bene, ho smesso, e mi disse, guarda, non ricominciare perché se tu ricominci non smetti più, se no ti mando a fanculo, ma aveva ragione perché ero inavvicinabile. Ero veramente intrattabile, sono stato per un anno, passavo ancora la notte ancora, sogno di rifumare una sigaretta e di dire guarda che fortuna che ho, ne posso fumare una ogni tanto senza ricominciare a fumare, capito? Che sarebbe stato il mio sogno, invece io non ce la facevo. È una cosa abbastanza. Allora ti dicevo, io stamani mattina, prima che tu mi interrompessi per la questione delle sigarette, no, prima che ti interrompessi io, allora quest'altro lunedì, no, lunedì questo che viene, c'è Federico Mianello e un suo amico, ora non mi ricordo il nome, che parleranno dell'arte, l'artigianato e il funambulismo di Federico. Cioè Federico per me è un grande artista, però lui dice di essere un funambolo, si fa di più. Prima faceva il follografo, poi ora fa il funambolo. Federico per me è un grande artista, poi sai, se lui non si convince di essere è un po' un problema. Comunque ci sarà questa cosa, tu vieni lì così almeno non fumi, perché se fumi ti si buca fuori dalla finestra. E si
ci parleravi del discorso di arte e artigianato, quelli che credono di essere artisti, quelli che non sono, quelli che credono come me di essere artigiani, quelli che sono artigiani credono di essere artisti, quelli che sono artisti invece sono, credono di essere artisti invece sono artigiani. E si parlerà di questo grande, si affronterà, certo senza risolverlo, non è mica tanto semplice, si affronterà questo discorso dell'arte, la differenza fra arte e artigianato, tra arte e non arte, si cercherà di dire la nostra, perché non è semplice, eh? Non è semplice. Non è una cosa semplice, eh. Guardando di andare a fare la buca nell'aiola, c'è un piazzale di cemento con un'aiola e andare a fare la buca nell'aiola.